anche non so. Apro l'ombrello e metto la mano. Che hai portato quello là? Questa mi ha detto che sarà posso chiamare. Sono ancora alcune persone in arrivo, ma nel frattempo potremmo iniziare. Innanzitutto buonasera e benvenuti al terzo atto di questa nostra infinita commedia che si chiama Periferia e Poesia. Un'iniziativa curata da noi, dell'Associazione Periferia Letteraria. Io sono il presidente Salvatore Sblando, insieme al Comitato Inquilini 16° quartiere Vittorio Veneto, in collaborazione con il tavolo di Borgo Vittoria che vedo arrivare e con il prezioso contributo di Uni3, sede di Torino Metropolis. Questo evento, che a breve inizierà, segue altre due nostre azioni avvenute sempre in questa zona, in questo quartiere negli anni scorsi e che hanno comunque avuto sempre come protagonista il pubblico, voi, e a breve lo capirete. E qui oggi, come sempre, come consuetudine nostra di Periferia Letteraria, l'arte va incontro al pubblico e non è il pubblico ad andare a cercare l'arte. L'arte che si propone e non l'arte che si impone. Oggi vi faremo sorridere e sognare attraverso la parola. Cos'è d'altronde la parola se non il primo mezzo che utilizziamo per comunicare? Devo mettere un po' di olio a questa cosa. Noi questa sera cercheremo di farlo insieme a voi attraverso quella che si chiama parola poetica. Ecco, che cos'è la poesia? Chi mi sa dire che cos'è la poesia? Tu lo sai, vero? Come non lo sai? A scuola? Che cos'è la poesia? E amore? Aspetta che non ti sento. Che cos'è la poesia? Amore! Signora, per lei che cos'è la poesia? Non lo so. Non è detto che si sappia che cos'è la poesia, vero? Chi è che lo sa? Lui sa cos'è la poesia. Cos'è la poesia? È una storia che ti fa imparare molte cose. Sì, giusto Francesco, già lo puoi scrivere. Anche lui lo sa cos'è. Per me la poesia è felicità, tristezza e tanti sentimenti. Sì, si può fare un applauso, eh? Tutti scrivono poesie. Tu non hai visto quanti poeti che ci sono? Quindi allora stasera faremo un figurone. Tutti che scrivono poesie. Che bello. Se ci sarà tempo, chissà, magari ne ascolteremo qualcuno. E oggi faremo, appunto, un viaggio tra le parole, attraverso la poesia contemporanea,
quella dei poeti vivi, perché i poeti sono anche vivi, sia quelli che hanno alzato la mano, ma anche quelli che oggi interverranno. E anche attraverso la poesia classica, quella che si studia a scuola, quella che si dovrebbe studiare. Insieme a noi, infatti, oggi ci saranno il poeta e filosofo, pronti per l'applauso, Francesco Deiana. Direttamente dalle valli di Lanzo, giusto Stefano? Dal canavese Stefano Urietti. Cosa? Anche di Borgo Vittoria, Simone Costa. Più forte l'applauso, grazie. Standing ovation. Grazie Salvatore, buonasera a tutti. Porto i saluti della circoscrizione 5, quella di cui facciamo parte. Ho visto dei colleghi presenti questa sera, li ringrazio. Queste sono serate che esulano sicuramente da quello che è il contesto politico. E vorrei anche dare testimonianza del fatto che serate come questa sono frutto del lavoro, no? Di più attori. Questa sera abbiamo infatti Periferia Letteraria, che ringrazio, ha risposto sempre presente quando si tratta di venire a portare cultura nei territori, soprattutto quelli di periferia. C'è il tavolo di Borgo Vittoria, questa sera ho visto molti membri del tavolo, anche loro sempre presenti quando si tratta di portare cultura e altro in ogni dove. Il comitato delle case popolari qui, i padroni di casa, che stanno facendo un lavoro egregio, e vorrei farvi davvero un grande applauso perché... a questa parte abbiamo iniziato insieme, mi ricordo le prime riunioni, avete fatto qualcosa di straordinario davvero, quindi vi ringrazio sia a livello istituzionale come circoscrizione, vi ringrazio come cittadino, questo va detto. E noi come istituzione locale, soprattutto un'istituzione di prossimità, avremmo il dovere di sostenere attività e serate come questa. Purtroppo la serata siamo stati anche più forti del brutto tempo, perché in corsa abbiamo ripiegato e siamo venuti qua dentro. Vi esibirete qua dentro. Avevamo il piano B, anzi avevano il piano avevano B. Il piano avevano B, il piano B. Avevano pensato a tutto, hanno pensato perché a tutto. Siamo un po' mortificati del fatto che sarebbe dovuta essere fuori, in un altro contesto, però abbiamo ripiegato, pare che bella credo platea. Bene, gli attori ci sono e ci delizieranno delle loro poesie. Ringrazio il pubblico presente, che è numeroso, e lascio la parola a chi viene dopo di me. I soggetti che hanno contribuito alla realizzazione di questi eventi sono diversi e quindi inviterei qui la presidente di Uni3, sede di Torino Metropolis, Tina Durando, insieme a Paola Berzano, che è la responsabile della circoscrizione 5 di Uni3. Faccio partire il cronometro. Sì, ok. Vi lascio ben due microfoni. Buonasera a tutti, grazie perché siete tutti intervenuti. Una parte di questa cosa bella è già stata ripetuta l'anno scorso ed è stato un successone, quest'anno ancora di più. Noi portiamo cultura, anche in piccola parte, alla circoscrizione 5. Abbiamo dei corsi dell'Uni3, i foglietti stanno lì e li ho dati anche a Don Angelo. Facciamo dei corsi presso la sede della COP, poi facciamo dei corsi di, questo ve lo spiega Paola che ne sa più di me di queste cose qui, perché è lei che gestisce tutti gli eventi della quinta circoscrizione. Facciamo dei corsi al piano dal titolo intelligente, che è Non siamo nativi digitali, il che significa che tutti noi giovani veniamo a imparare. Vabbè. No, tutti noi giovani dobbiamo imparare dai giovanissimi. Adesso Paola vi spiega altre cose. Buonasera a tutti. Grazie alla presidente Tina Durando. Molto brevemente, perché ha già detto tutto la presidente, ma intanto io la ringrazio perché la sede di Uni3 Torino Metropolis è presso Sommelier in corso Duca degli Abruzzi.
vicino al Politecnico, però ha avuto la brillante idea di cercare di allargare l'offerta formativa, così come si usa dire adesso, e spostarla in periferia. E quindi noi abbiamo accolto volentieri questa possibilità di avere una seconda sede di Uni3 e l'abbiamo aperta presso la COP di Corso Molise, perché lì c'era un'altra disponibilità di una sala e di spazi che ci davano gratuitamente, quindi in zona Lucento Vallette. Qui a Borgo Vittoria stiamo utilizzando gli spazi della biblioteca del Peano, Corso Venezia, con cui abbiamo una collaborazione. E lì abbiamo cominciato a fare questo corso. Tra l'altro io vi invito a iscrivervi per il prossimo anno scolastico, il prossimo anno accademico, perché io... Come ci si iscrive, Paolo? Ci si iscrive semplicemente compilando un foglio, telefonando, ci sono dei numeri di telefono, quindi uno può chiedere, se non c'è bisogno di andare fino al sommelier, ma possiamo venire anche qui se, per facilitarvi la vita. Le lezioni sono poi presso la biblioteca del Peano. Il Peano è questa biblioteca che apre anche ad attività culturali del territorio, non solo riservata agli studenti e ai professori della scuola. E tra l'altro ora è in fase di ristrutturazione, perché hanno vinto un bando per renderlo uno spazio veramente aperto al quartiere. Quindi interverrà Enrico Longo. Buonasera a tutti, io rappresento il comitato, ringrazio che siete presenti. Questo è l'inizio di un percorso che andrà a finire poi alla fine dell'anno. Abbiamo tanti obiettivi, ma soprattutto è quello di inserire all'interno di questi obiettivi soprattutto i residenti. Cioè ogni giorno ci vedete all'interno che giriamo, facciamo, ma vogliamo che far crescere di più il gruppo. Poi voglio ringraziare Don Angelo che ci dà la possibilità di usare questa struttura, che ci sta aiutando tantissimo in questo percorso di crescita, e soprattutto la circoscrizione, che collaboriamo con loro anche su questi eventi. E buona serata a tutti. Rappresentante del tavolo di Borgo Vittoria che ci supporta, ci sopporta anche un pochettino alle volte, e vicendevole reciproco, Elena Aloise. Buonasera a tutti, è bello che ci sia tante persone così. E il tavolo di Borgo Vittoria, per chi non ci conoscesse, ma penso che ormai ci conoscono un po' tutti nel territorio, opera nel bene e nel male, certo, perché ci facciamo conoscere. Okay. È una realtà aperta, quindi non costituita, ma proprio libera, un aggregatore di realtà del territorio che vanno da associazioni a commercianti, associazioni commercianti, ma anche liberi cittadini che vogliono operare e fare qualcosa di concreto per il territorio. Abbiamo già fatto diverse iniziative, abbiamo collaborato più volte con Periferia Letteraria proprio per portare, perché pensiamo che le iniziative culturali possano portare nel territorio un respiro diverso e anche un'attenzione diversa, e pensiamo che sia anche un modo per risolvere alcuni problemi. E poi una serie di attività aggregative, perché insomma l'idea è quella di recuperare quello spirito di comunità che noi piace tanto del nostro borgo, e quindi l'attività che adesso insomma il comitato qui sta facendo è molto bella, e hanno iniziato anche loro a partecipare alle riunioni del tavolo, e ci auguriamo che questo incontro sia l'inizio di una serie di incontri che possiamo fare in questa parte di territorio per noi molto importante. Quindi buona serata, adesso lasciamo la parola ai poeti. Sì, grazie. Francesco Deiana è poeta, è filosofo e insegnante. Ci sta bene anche come sottofondo. In che ordine lo vogliamo dire? Poeta, filosofo, insegnante, come preferisci. È un amico di Periferia Letteraria, ci conosciamo da tantissimo tempo. È un bravissimo poeta, un bravissimo, si chiama slammer, sono quei poeti che recitano le loro poesie in mezzo al pubblico e si fanno poi giudicare dal pubblico. Lascio il microfono, la parola ai versi e a Francesco Deiana.
grazie mille. Io se bisogno di avanti sarò il tuo valletto. Ti voglio bene, come sempre, grande affetto ci lega. Allora, buonasera a tutti. Io inizio di solito le mie performance, le mie serate, provando sempre delle sensazioni un po' ambigue. Per esempio, in questo momento un po' mi invidio, una sensazione un po' strana. Cioè, di solito uno invidia qualcun altro perché ha qualcosa che... Invece in questo momento mi invidio, una bella sensazione, bisognerebbe provarla più spesso. Perché mi invidio? Perché mi sembra di capire che sono tanti i poeti qua. Molti hanno alzato la mano. Allora, mi capirete quando vi dico che è molto difficile trovare un pubblico per la poesia. Cioè, è una delle cose più difficili del mondo. Tutti poeti. No, soprattutto, cioè, chi scrive poesie sa bene quanto è difficile trovare un ascolto attento alle proprie parole. E per questo io sono molto contento di essere qui, perché se siamo qui vuol dire che la cosa ha funzionato. Tutto il processo ha funzionato. Io ho scritto, ti ho organizzato, quindi già questo è un grande successo. Rendiamoci conto di questo fatto. Altra cosa che voglio dire, e poi inizio. Io sono un po' un poeta, è vero, sono performativo, vado in giro, però ho anche un'attenzione verso la poesia classica. È per questo che sto combattendo una battaglia del tutto personale contro quelli che io chiamo i verso liberisti. Ecco qua un esemplare. Chi è il verso liberista? Io. È quel poeta tendenzialmente ignorantello che crede che basta scrivere parole a cavolo per dire che quello sia poesia, ok? Allora, la piaga è molto presente nel mondo della poesia, non so se voi stasera ti farai amare tantissimo, ma va bene, spero di avere le spalle larghe. Quindi il verso liberista è quello che crede sostanzialmente che le parole non abbiano sillabe. Allora, il fatto che uno non le sappia contare le sillabe, diciamo, non ti dà la dignità di essere un vero poeta. Ci siamo già picchiati diverse volte su questo. Esatto. Ragione per cui adesso inizierò la mia performance con tre poesie, una dietro l'altra, di tutti endecasillabi a rima baciata. Sono tre poesie, una dietro l'altra. Il bianco è un colore come il nero. Il falso esiste solo se c'è il vero. Le parti fanno parte di un intero e l'uno conta uno più di zero. Il corpo è collegato col pensiero. Il peso o è pesante o è leggero. È buono il professore più severo. Non godi senza prima un po' di sclero. Chi guida a sua volta è passeggero. Chi pensa spesso è sovrappensiero. Chi ha fede ha fiducia in un mistero. Cammino per non perdere il sentiero. Mi sono liberato per davvero, capendo di esser solo un prigioniero. Che il mondo chiaramente non ha senso. Stupisce quante volte ci ripenso. Il meccanismo del silenzio ha senso e ipocrisia celata da buon senso. Qualcuno si rilassa con l'incenso. Spiegatemi cos'è sto sesto senso. Detesto il verso libero e melenso. Io scrivo endecasillabi e compenso. Percorro il mio perimetro che è immenso. Fatico alla ricerca di
un consenso, non riesco neanche a dire quel che penso. La vita a questo punto è un controsenso, più passa il tempo, più sono propenso a esprimere con forza il mio dissenso, e non serve fare giri di parole, non puoi guardare dritto in faccia al sole, non fai giustizia con le sassaiole, non ti laurei se sali sulla mole, al parco cagnolini e famigliole, tutti che calpestano le aiuole, la gente si circonda di bestiole, poi mangia le costine e le bracciole, la lingua batte dove il dente duole, da piccolo facevo le capriole, adesso ho un lavoro nelle scuole. Ciascuno può far sempre ciò che vuole, ma come una cardina torna sole, il mondo è pieno di persone sole. Francesco Degliano, questo è la prima. Diciamo che la prima piaga che io umilmente individuo nella poesia sono i verso liberisti, coloro che usano il verso libero. Però c'è un'altra piaga, una seconda piaga che secondo me è altrettanto importante, no? Che sono, è la piaga del cantautorato. Perché il cantautorato? Qualcuno è financo poeta, ed è lì il problema. Ed è lì il problema, perché se noi andiamo in giro a casa, cioè per strada, nei centri commerciali, chiediamo al primo perfetto sconosciuto: chi è per te un poeta? Il 90% vi risponderà con un cantautore. Con un cantautore. Se vi va bene, De André, Deiana no. Cuccini. Deiana. Non conosco cantautori che si chiamino Deiana. Se vi va, ma se vi va male, vi... Tiziano Ferro, cioè, oddio, per carità, bravo Tiziano Ferro. Cioè, ha detto bravo. Bravo, per carità, Vasco. Tu stasera Vasco, come dire, rompe. Tu stasera c'è chi lo ama, chi lo odia. Cioè. Comunque, il problema è proprio questo, che il cantautore per anni ha, come dire, preso per sé l'aura di bellezza e di poeticità che è sempre stata dei poeti. Per cui la gente poi non sapeva veramente chi fossero i poeti, se non i poeti morti, che comunque abbiamo, di cui abbiamo una rappresentanza stasera. Allora, ragion per questo che io adesso vi canterò una poesia. Io non sono un cantante, però per ricordare a tutti noi che la poesia, non sono certo io a sostenerlo, è musica, è canto. E vi canterò questa poesia seguendo la melodia dei poeti in ottava rima toscani. Io sono di origine sarda, c'è una grande tradizione di improvvisazione in endecasillabi anche in Sardegna. Ahimè, io ho questa condanna di non essere considerato sardo dai sardi, di non essere considerato torinese dai torinesi, e quindi vabbè. Comunque, a Torino c'è questa a seconda. Io quando vado in Sicilia mi danno del polentone, quando vengono qua mi danno il terrone. Esattamente. Allora io vi canterò questa poesia che ho dedicato a mia figlia, che è piccola, ha sei mesi, ed è nuova, e infatti non la troverete nei libri che per puro caso ho qua con me. Comunque... vi canterò questa poesia dedicata a mia figlia. È un attimo che arriva e ti scompiglia. Il senso nasce dalla meraviglia. Qualcuno dice lei già mi somiglia, scusate, non per niente, ma è mia figlia. Inizio a intravedere le sopracciglia, degli occhi grigi fondo di bottiglia, la forma dell'orecchio una conchiglia, un volto da topino se sbadiglia. La gente giù per strada
mi consiglia se metterle il cotone o la ciniglia. Comincia un po' così, da un parapiglia, un vero e proprio tipo di guerriglia. E l'arrivo di qualcuno che spariglia mi fa sentire un re nella Bastiglia. Il tempo della resa si assottiglia, son diventato un padre di famiglia. Il tempo della resa si assottiglia, son diventato il padre di mia figlia. Passa il tempo, più aumentano. Ce n'è una in particolare con cui adesso non posso lasciare al caso, non posso lasciare dietro, ed è questa grandissima piaga che è la musica rap. Allora, oggi poi nella versione trap, cioè una roba, un abominio proprio. Allora, perché? Perché il rap fa male alla poesia? È presto detto. Per lo stesso motivo per cui fanno male i cantautori. Cioè, adesso andate in un liceo o alle medie a chiedere chi è secondo te un poeta. 90% vi risponde un rapper. Sfera e Basta. Sfera e Basta. Gali. Fedez, Gali, tutta questa. Perché? Perché il loro approccio, il primo loro approccio con le parole, col ritmo delle parole, arriva da lì. Allora, io ho sentito dei versi di poeti che sono aberranti, della serie. Adesso c'era questo qui, mi sembra Fedez, che diceva: ho il cuore in arresto, favorisca i sentimenti. Cioè, mi imbarazza, c'è del gelo, perché crea il gelo un verso del genere. E io, che per una sorta di meccanismo strano volevo fare il poeta, talvolta mi ritrovo ad essere un rapper. Piglia una palla, una piccola palla, porgi la pena sul petto e rimpalla, pesa a tal punto che il piatto si impalla, passo il lampione sul ponte del Po, poi quattro passi alle panche si può, pranzo alla Piola, ma penso ad Expo. Penso e ripenso che un patto è un patto, spunta una specie di pezzo compatto, pare la palla di prima nel piatto, sputo sta palla dal palco è incapace, per chi mi apprezza e pace. Pigia sul bosco compare mi piace, pigia sul bosco compare mi piace, pigia sul bosco compare. Piglia una piccola palla, porgi la pena sul petto rimpalla, pesa dal punto che il piatto si impalla, passo il lampione sul ponte del Po, poi quattro passi alle panche si può, pranzo alla Piola ma penso ad Espo. Penso ripenso che un patto sputa una specie di pezzo compatto, pare la palla di prima nel piatto, sputo sta palla dal palco incapace, perché mi apprezza e pace. Pigia sul posto che compare mi piace, pigia sul posto, pigia sul posto, pigia sul posto che compare mi piace. Applauso. Giudice. Come giudice, 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 come giudice. Allora, questo meccanismo che avete notato molto scoppiettante della poesia, ho fatto delle evoluzioni. Adesso vi propongo una seconda evoluzione di questo stile, chiamiamolo stile, sì, che mutua dalla musica rap alcune cifre. E questa qui è una poesia a tema culinario. Tema culinario. E si intitola Porcini, piccioni e porcelli.
A pranzo decidi, la pasta cucini, poi ti concedi purè coi porcini. Un punto su in cielo compare un piccione, ti pare sia un cigno ma un poco ciccione. Io punto sul cibo e parte un macello, lo spiedo si accende, patate, porcello. Poi mi accingo a porre una cena, piatto di acciughe, c'è un'apericena. Poi mi accingo a porre una cena, piatto di acciughe, c'è un'apericena. Decidi la pasta cucini, poi ti concedi purè coi porcini. Un punto su in cielo compare un piccione, ti pare sia un cigno ma un poco ciccione. Io punto sul cibo e parte un macello, lo spiedo si accende, patate, porcello. Poi mi accingo a porre una cena, piatto di acciughe, c'è un'apericena. Poi mi accingo a porre una cena, piatto di acciughe, polpette di pollo, pezzo di pezzo. A pranzo decidi la pasta cucini, ma poi ti concedi pure che i porcini. Un punto sincero compare un puccione, ti pare sia un cigno ma un poco ciccione. Punto sul cibo che porta un macello, lo spirito s'accende, patate e porcello. Poi mi accingo a porre una cena, un petto d'acciughe, c'è una pericena. Poi mi accingo a porre una cena, un petto d'acciughe, polpette di pollo, più un pezzo di pizza, c'è una pericena. Io andrei verso la conclusione, perché... Sappi che io poi ho sempre la poesia richiesta. Ok, questo è un evergreen. Vabbè, comunque io devo chiudere questo mio intervento e non posso non prendermela con un altro grande male della poesia e dei poeti di oggi, che sono i poeti dell'amore, coloro che scrivono le poesie d'amore con mille M d'amore, in soprattutto nella variante perversa social. Cioè, coloro che scrivono 7000 poesie al giorno d'amore. Allora, io non vorrei sottolineare una banalità che mi sembra veramente, però lo sappiamo tutti che più se ne parla e meno. No? Se ne fa. Allora, bravo. Allora, io tendenzialmente ho scelto un'altra via. C'è una figlia che ha dimostrarlo, tra l'altro, e soprattutto, no, in realtà, al di là della battuta, cioè, questo proliferare di poesie d'amore non fa bene alla poesia, perché la poesia d'amore è la più difficile da scrivere. E allora io ho scritto un sonetto dal titolo Non so scrivere poesie d'amore. Non so scrivere poesie d'amore, perché quando ci provo non mi viene. Le parole si sgretolano, muore qualunque buona intenzione. Ebbene, mi vergogno, mi sento un impostore. C'è qualcosa, non so, che mi trattiene. Tutto sembra privo di colore. E non è che non ami, vada bene. Chi mi conosce sa che sono pieno io d'amore. Lo trasmetto coi gesti. E scrivere poesie, giuro, è il meno. Chi le scrive lo fa per dei pretesti. Mentre io voglio vivermelo appieno. Che i poeti sono tutti disonesti. I poeti, grazie mille, i poeti sono tutti disonesti. Adesso chiudiamo. Sono stato disonesto anch'io. Lo ammetto, sono stato disonesto anch'io.
Io lo so. Non è vero che detesto coloro che scrivono i versi lì. Adesso sta cercando, anzi, di salvarsi la vita. Sto cercando di rientrare dalla finestra, di rientrare, guarda che transitività del verbo, di rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta. E quindi non è vero che odio i verso liberisti, perché anzi li ammiro tantissimo, perché riescono a liberarsi senza ingabbiarsi. Non è vero che odio i cantautori, io sono cresciuto col i miei primi poeti anch'io riconosco essere alcuni cantautori, e non è vero che odio il rap. Al liceo le prime rime che ho scritto erano tentativi di fare dei pezzi hip hop. E infine non è vero che non scrivo poesie d'amore. E vi lascio questa volta veramente con una poesia d'amore dedicata a mia moglie. Ci sta. Ci sta. Il sole come stella calorosa, la luna sua sorella che sta in posa, poi Venere fiammella luminosa, la luce che smarmella su ogni cosa. Io parlo sempre della stessa cosa, racconto una storiella misteriosa, ma poi mi perdo nella nebulosa di un file che si cancella sulla prosa. La vita è troppo bella ma è ritrosa, qualcuno si arrovella e non si osa, in mezzo alla ciambella c'è qualcosa, sdraiata in camporella o l'amorosa, è una fotomodella o una studiosa, guardate com'è bella la mia sposa. Francesco. Grazie. Deiana. Francesco Deiana ha pubblicato tanti libri, ricordiamone due. I saggi sanno di essere ignoranti, che è un titolo bellissimo, te l'ho detto tante volte, te lo dico tante volte più una stasera. Grazie mille. E la storia della filosofia a sonetti, ogni filosofo un sonetto, nella maniera che avete sostanzialmente ascoltato. Chi volesse eventualmente una copia di questo libro, chieda a Francesco Deiana, che ringraziamo. Grazie, grazie mille. Grazie. Grazie Francesco. Se arriva da lontano, se arriva da tanto lontano, con la poesia può diventare attuale. Possiamo riconoscerci in quello che ascoltiamo attraverso la poesia. Inviterei qua, a questo punto, Rossana Peraccio e Cristina Leone del Piccolo Teatro dell'Arte. Vi hanno detto che faremo un viaggio attraverso le parole, ascolteremo ma Bertolt Brecht e William Shakespeare, ma vi lascio a voi il microfono. Buonasera a tutti. Allora, noi siamo qui, non siamo poetesse appunto, non siamo in grado di scrivere nulla praticamente, ed è stato bellissimo ascoltare appunto il poeta e vedere come la poesia viva, no? Esista ancora, no? Ed è una roba, questa roba, ok, sta dritta, molto bene. Faccio la valletta anche a voi. Sì, se ce l'ho raddrizza. Ci proviamo su. E niente, vorremmo a questo punto ricollegarci alla poesia d'amore, no? Chi è l'autore di versi d'amore più famoso? Secondo te? L'abbiamo nominato prima, è stato nominato prima. William? Proprio tu? Sì. Shakespeare, perfetto. E noi avremmo scelto due sonetti di William Shakespeare, no? Quindi i sonetti erano, cioè sono scritti, come è stato detto, in endecasillabi. Però noi abbiamo creato un dialogo tra due sonetti diversi. Quindi vediamo un po', diteci poi che cosa avete capito. Sono poesie d'amore, di amore un po' travagliato, no? Perché Shakespeare, proprio robe allegrissime, diciamo che non ne ho. Il mio occhio si è fatto pittore,
e ha tracciato l'immagine tua bella sul quadro del mio cuore. Amo i tuoi occhi, che di me pietosi, sapendo che il tuo cuore mi infligge la tortura del disprezzo, han preso il nero e con tutto amoroso, compassionevolmente guardan le mie pene. Il mio corpo è cornice in cui è racchiusa prospettica, eccellente arte pittorica, che attraverso il pittore devi vederne l'arte per trovar dove sia la tua autentica immagine dipinta, custodita nella bottega del mio seno, che ha gli occhi tuoi per vetri alle finestre. Anzi, neppure il sole mattiniero del cielo meglio si addice alle pallide gote d'Oriente di quanto quei due occhi, mattutini e luttuosi, convengano al tuo volto. Vedi ora come gli occhi si aiutano a vicenda. I miei occhi hanno tracciato la tua figura e i tuoi son finestre al mio seno, per cui il sole gode affacciarsi ad ammirare te. Sia dunque lecito anche al tuo cuore portar lutto per me, perché il lutto ti dona. Abbia la tua pietà ugual veste in ogni parte. Giurerò allora che è nera la bellezza medesima e son brutte le donne che il tuo color non hanno. Però all'arte dell'occhio manca la miglior grazia. Ritrae quello che vede, ma non conosce il cuore. Oh, perché non è lui a scrivere questi versi? Perché solo la mia bocca pronuncia le parole che il mio orecchio vorrebbe udire. Perché, amore, il quale ha un aspetto così gentile, deve essere alla prova così tiranno e villano. Eppure a guardarlo questo ardore è nulla. E questo nulla è tanto greve. Oh, grave leggerezza. Oh, vanità seria. Informe caos di forme belle. Piuma di piombo. Raggiante fumo. Gelido fuoco. Vigile sonno, che non è ciò che è. Questo è l'amore che io sento, senza sentire amore in tutto questo. E tu, amica mia, di tutto ciò non ridi? Piango piuttosto. Cuore gentile, perché? Perché il tuo cuore gentile è oppresso. E così il tuo, che del mio è lo specchio. L'amore è una nebbia formata col vapore dei sospiri. Se la nebbia si dissipa, l'amore è un fuoco che sfavilla negli occhi degli amanti. Ma se vien travagliato, è un mare alimentato dalle lacrime degli amanti. Dimmi con serietà chi è colui che ami. E tu con serietà chi è colui che ami? Non uno amo, più d'uno forse, e come vorrei nessuno. Tal nessuno più di ogni altro mi fa languire. E per sua assenza ogni notte mi dispero. Cerco ignore i suoi occhi sconosciuti, ma il suo sguardo d'altri sguardi vien schermato. E più un volto gli somiglia, più un gesto d'altri gli appartiene, e più si strugge il cuore mio di sua mancanza. E amor rinforza la fiamma del suo dardo, che ormai arde su un amor che non consuma, ma che riflette su altri amori consumabili una luce che gli rende smorto. E ciò solo per la vanità d'amore, che vuol che pria d'ognuno, ognun di lui si innamori. E solo quando a lui siamo asserviti, un volto umano al nostro spasimar concede. Gentil compagna, noi abbiamo lo stesso amato. Suo è il mio cuore, e suo è anche il tuo. Ed entrambe il suo, se anch'egli ha un cuore. Abbiamo perciò un cuor suo, e nel cor la stessa pena. E può, come avete detto voi, parlare di tante cose. Può parlare d'amore, può parlare di sole, di cose allegre, di cose un po' più tristi, e può parlare anche di può anche denunciare qualcosa, no? Un qualcosa che ci dà fastidio, no? Magari appunto un autore può decidere di buttarla su un foglio, no? E questo è quello che ha fatto tanto tempo fa, negli anni, tra gli anni 30 e 40, questo signore che si chiamava Bertolt Brecht. Brecht. E questa si intitola Se i pescecani fossero uomini. La figlioletta della padrona di casa chiese un giorno al signor K: se i pescicani fossero uomini, sarebbero più bravi con i piccoli pesci? Certo, rispose quello, se i pescicani fossero uomini, farebbero costruire dei cassoni enormi per i pesciolini, con dentro ogni sorta d'alimenti, sia vegetali che animali. Essi provvederebbero sempre i cassoni di acqua fresca,
e soprattutto prenderebbero ogni genere di misure sanitarie. Se per esempio un pesciolino si ferisse a una pinna, gli verrebbe subito fatta una fasciatura affinché i pescicani non avessero a lamentarne una morte prematura. Perché i pesciolini non si immalinconiscano, ci sarebbero di tanto in tanto delle grandi feste acquatiche. I pesciolini allegri sono infatti più saporiti di quelli malinconici. Nei cassoni ci sarebbero naturalmente anche delle scuole, e in codeste scuole i pesciolini imparerebbero come si nuota nelle fauci dei pescicani. Per esempio, per trovare i grandi pescicani pigramente adagiati in qualche posto, avrebbero bisogno della geografia. L'essenziale sarebbe, naturalmente, l'educazione morale dei pesciolini. Verrebbe loro insegnato che la cosa più grande e più bella è quando un pesciolino si sacrifica in letizia, e che tutti devono credere ai pescicani, specie quando dicono che provvederanno loro un bel avvenire. Si insegnerebbe che tale avvenire è assicurato se impareranno ad ubbidire ai pescicani. Naturalmente, se i pescicani fossero uomini, farebbero delle guerre tra di loro per conquistare cassoni e pesciolini stranieri. Le guerre le farebbero combattere i loro pesciolini. Essi insegnerebbero ai loro pesciolini che tra loro e i pesciolini degli altri pescicani c'è un'enorme differenza. I pesciolini, proclamerebbero i pescicani, sono notoriamente muti, ma essi tacciono in lingue tutt'affatto diverse, e quindi non è possibile che si intendano tra loro. Ad ogni pesciolino che in guerra uccidesse un paio degli altri pesciolini, nemici e muti in un'altra lingua, appunterebbero una piccola decorazione di alghe e conferirebbero il titolo di eroe. Naturalmente, se i pescicani fossero uomini, ci sarebbe anche una religione. Essa insegnerebbe che i pesciolini cominciano veramente a vivere solo nel ventre dei pescicani. Del resto, se i pescicani fossero uomini, non sarebbe più come ora, che i pesciolini sono tutti uguali. Alcuni di loro riceverebbero delle cariche e sarebbero posti sopra gli altri. A quelli un po' più grandi verrebbe persino concesso di mangiarsi i più piccoli. Ed anche ciò sarebbe gradito ai pescicani, giacché essi avrebbero così più spesso dei grossi bocconi da mangiare. E i pesciolini più grandi, i funzionari, manterrebbero l'ordine. Diventerebbero insegnanti, ufficiali, ingegneri, costruttori di cassoni, eccetera, eccetera, eccetera. In breve, esisterebbe una civiltà marina se soltanto i pescicani fossero uomini. Scorcio di secolo. Doveva essere migliori degli altri il nostro ventesimo secolo. Non farà più in tempo a dimostrarlo. Agli anni contati, il passo malfermo, il fiato corto. Sono ormai successe troppe cose che non dovevano succedere, e quel che doveva arrivare non è arrivato. Ci si doveva avviare verso la primavera e la felicità, tra l'altro. La paura doveva abbandonare i monti e le valli. La verità doveva raggiungere la meta prima della menzogna. Alcune sciagure non dovevano più accadere, ad esempio la guerra, la fame e così via. Doveva essere rispettata l'inermità degli inermi, la fiducia e via dicendo. Chi voleva gioire del mondo si trova di fronte a un'impresa impossibile. La stupidità non è ridicola, la saggezza non è allegra, la speranza non è più quella giovane ragazza, eccetera, purtroppo. Dio doveva finalmente credere nell'uomo, buono e forte, ma il buono e il forte restano due esseri distinti. Come vivere? Mi ha scritto qualcuno, a cui io intendevo fare la stessa domanda. Da capo, e allo stesso modo di sempre, come si è visto sopra. Non ci sono domande più pressanti delle domande ingenue. Continuo questa Nisbrozuska. Qualche anno fa, al Salone del Libro, al Teatro Carignano,
lei leggeva in polacco e non si capiva niente. Poi c'era Ospetek che invece traduceva le sue bellissime poesie dalla cipolla, eccetera. Io concluderei con lode all'impegno. E questa è? No, in russo. Visto che qua abbiamo una grande comunità di russi, no? Appunto si sa. No. Sempre di Bertolt Brecht, ed è un po' un augurio per tutti noi e un ringraziamento a tutti noi, insomma, a chi crede in qualcosa e a chi si impegna. Ci impegniamo, noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in alto, né chi sta in basso, né chi crede e né chi non crede. Ci impegniamo, senza pretendere che gli altri si impegnino per noi, senza giudicare chi non si impegna, senza accusare chi non si impegna e senza condannare chi non si impegna. Se qualche cosa sentiamo di potere e lo vogliamo fermamente, è su di noi, soltanto su di noi. Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se noi ci facciamo nuovi, ma imbarbarisce se scateniamo la belva che c'è in ciascuno di noi. Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a questa vita una ragione che non sia una delle tante ragioni che bene conosciamo e che non ci prendono il cuore. Ci impegniamo non per riordinare il mondo, non per rifarlo, ma per amarlo. Grazie a Rossana Peraccio e Cristina Leone del Piccolo Teatro dell'Arte, grazie davvero. L'impegno, io ho conosciuto Stefano Urietti a un evento poetico, tra gli organizzatori, insomma, tra gli amici che organizzavano c'era anche Emergency e quindi insomma mi è venuto in mente come ci siamo conosciuti, attraverso l'impegno, attraverso la poesia, attraverso la parola. Stefano Urietti, un altro poeta vivo. Non so proprio... L'ho ancora scritto oggi a Salvatore che non sapevo che cosa avrei potuto leggere. Comunque. Il bello della diretta. Ti tolgo questo, guarda. Direi non guardare la misera figura, non badare alla barba bianca, al povero vestire senza cura, al suono della voce ormai stanca. Se indico la strada, non guardare la mia mano che già sta tremando. Se indico la rotta oltre il mare, guarda lontano, c'è chi sta aspettando. Qualcuno dice che la vita è un sogno, che non è vera, che non ha importanza, ma c'è chi ha freddo e vive nel bisogno. Ma c'è chi ha fame e ha perso la speranza. E la violenza, la disperazione non sono sogni, sono realtà. Quanto dolore, quante le persone che hanno bisogno della tua bontà. Coraggio dunque, non aver paura di aiutare un po' chi sta soffrendo. Tendi la mano, prenditene cura. La notte finirà solo vivendo. Hanno letto delle cose impegnate di Brecht. Nessuno può sognarsi di competere. E io adesso non conosco il mio pubblico e in qualche modo mi azzardo a leggere questa cosa che non piacerà a tutti. Ma non importa.
la stagione del male. Non posso usurpare il dolore di chi ha navigato la morte. Non ho conosciuto l'orrore delle giornate corte. Ad Auschwitz lo so che non c'ero. Non ho visto il fumo dei forni, ma il cielo che io vedo è già nero, cielo dei nostri giorni. Ad Auschwitz cantava Guccini il fumo che saliva lento, ma oggi abbiamo Salvini e non sono contento. E Donald e Putin e Orban e fasci e croci uncinate, e l'odio razziale ritorna, la paura prevale. Un vecchio che viene a parlare e recita un misero carme è un grido perduto nel mare, ma è un grido d'allarme. Cantare è vana memoria, l'orrore dei lager non vale se tornano l'odio, la boria, la stagione del male. Ed alzala dunque la voce, sappiamo da che parte stare. Col Cristo che sta sulla croce non dovranno passare, e non passeranno se uniti la fiaccola di verità più alta di stupidi miti. Viva la libertà! Sappiamo che non tutti la pensano così, ma certe cose bisogna anche avere il coraggio di dire. Questa è più facile, ho avuto il piacere di leggerla quando Salvatore mi ha invitato al Valentino a... La notte bianca del Valentino, fatta, e quindi ho avuto la possibilità di leggere qualcosa, si intitola Rosso di sera. Anche questo rosso qualcosa vuol dire, eh? La notte è scesa sopra la città e siamo in tanti qui al Valentino. Un solo sogno, solidarietà. Dopo l'oscurità verrà il mattino ad Appassano Ottata di Torino. Se stare insieme certo è complicato, e a volte tu vorresti stare sola, sciupare i pochi anni è un peccato, la nostra vita è breve, il tempo vola, collaborare almeno ci consola. Dobbiamo superare l'egoismo, in tutti gli altri batte forte un cuore, e se mi accuseranno di buonismo, Caino non sarò, almeno un fiore, almeno un pianto, un grido per chi muore. Tanti popoli vivono insieme, mescolati in questa città. La speranza del mondo che viene nasce dall'unità. È l'unione che ci farà forti, tante lingue, una sola bandiera, troppi nomi nel libro dei morti, ma l'Europa è vera. Non importa se è bianca o se è nera la tua pelle, sorella ferita, la parola che io canto è sincera, io canto la vita. Non credere a chi ti promette la luna, ciascuno è artefice di sua fortuna. Inutile stare col naso all'insù, la manna dal cielo non scenderà più. Noi siamo fratelli, non siamo soldati, la pace non cresce da sola nei prati, la pace si fa con i cuori e le mani, col duro lavoro di oggi e domani. L'amore, il rispetto per madre natura, la pace di oggi, la pace futura, stringendo la mano a chi è sfortunato, al debole, al misero, al cieco, al malato. La diseguaglianza avvelena la gente, c'è chi ha già troppo e chi non ha niente,
non basta il mugugno dei vecchi camalli, verranno forconi, falò, gilet gialli. Chi troppo è ingordo non guarda lontano, un pugno di mosche avrà nella mano, e chi troppo vuole però nulla stringe, il cielo di rosso alla sera si tinge. Rispetto reciproco, solidarietà, il nostro giardino così fiorirà, ripete il proverbio che rosso di sera, per chi ha il cuore puro bel tempo si spera, il nostro futuro dipende da noi. Ho detto la mia, ora tocca a voi. Adelante. Adelante vuol dire avanti. Sono tante le cose da fare in un mondo che cerca la pace. I barconi attraversano il mare, però qui tutto tace. Ripetete con me per favore, adelante, adelante, adelante. Nella notte le stelle lontane pari guardino queste miserie, le persone che cercano pane, tutte queste macerie. Ripetete con me per favore, adelante, adelante, adelante. Se studenti, operai, contadini camminassero tutti uniti nella notte, lontani e vicini, senza odi né liti, ripetete con me per favore, adelante, adelante, adelante. L'ingiustizia, la fame, la guerra finalmente per noi finiranno, per il mare, il cielo e la terra si aprirà nuovo anno. Ripetete ancora una volta, adelante, adelante, adelante. Per sognare ci vuole coraggio, la speranza in un mondo migliore, tutti uniti in un unico viaggio con un sogno nel cuore. Ripetete ancora una volta, adelante, adelante, adelante. O sorelle dal volto gentile, o fratelli con il braccio forte, che nessuno fra noi sia vile, vinceremo la sorte. Ripetete ancora una volta, adelante, adelante, adelante. Non abbiate paura, gridate, dite forte la vostra speranza, e più in alto delle barricate incominci la danza. Ripetete ancora una volta, adelante, adelante, adelante. È possibile un mondo migliore, senza più distinzioni di pelle, come petali di un solo fiore, tutti sotto le stelle. Ripetete con me per favore, adelante, adelante, adelante. O sorelle, o fratelli, ascoltate questa voce che viene dal cuore, e la luce che avete donate a chi sta nel dolore. Ripetete con voce tremante, adelante, adelante, adelante. Ogni giorno per noi sarà dono, ogni ora sarà un passo avanti, costruire qualcosa di buono, eco dei nostri canti. Ripetete con voce tremante, adelante, adelante, adelante. Insomma, ancora una, poi me ne vado, eh? Avete già avuto troppa pazienza. Questa l'abbiamo letta quella volta che ci siamo incontrati con Salvatore, e si parlava di m'illumino di meno. Era un incontro sul rispetto della natura, e faceva così. Uomo bianco, uomo nero. Sarebbe da cantare. Ci proviamo. Sì, dai. Sì, sì. Abbiamo cantato finora. Uomo bianco, cosa fai? Uomo nero, dove vai? Se tu non ti sveglierai, certo saranno guai. Non so perché nel mondo non c'è pace, perché non rispettiamo la natura. La nostra nave affonda e tutto tace,
pare che nessuno abbia paura. Uomo bianco, cosa fai? Uomo nero, dove vai? Se tu non ti sveglierai, certo saranno guai. Petrolio finirà, verrà la notte, e freddo e fame e fumo di foresta, tremanti torneremo nelle grotte, non troveremo scampo alla tempesta. Uomo bianco, cosa fai? Uomo nero, dove vai? Se tu non ti sveglierai, certo saranno guai. E già per l'acqua si combatte e muore, e l'aria stessa è avvelenata. Ben presto appassirà l'ultimo fiore, parrebbe situazione disperata. Uomo bianco, cosa fai? Uomo nero, dove vai? Se tu non ti sveglierai, certo saranno guai. Però nelle tue mani è la salvezza, e l'ultima a morire è la speranza. Frugalità di vita e la dolcezza, e mani nelle mani per la danza. Uomo bianco, cosa fai? Uomo nero, dove vai? Se tu non ti sveglierai, certo sarà. Stefano Urietti. Stefano, aspetta un secondo. 100 sonetti. Allora, facciamo così. Se mi regalate un paio di minuti, queste sono molto corte perché il sonetto è 14 versi. Due quartine e due terzine. Nel decasillabi non posso competere con Francesco Deiana, che ha un'orchestra dentro di sé e che per giunta sa tutte le sue cose a memoria. Non io, ma vediamo un po'. Sono in ordine alfabetico e quindi ho trovato cioccolatini. Scrivo sonetti senza la pretesa di distillare opere immortali. Scrivo soltanto per tenere accesa una fiammetta in mezzo ai temporali. Sono i sonetti miei cioccolatini, piccoli dolci per tutte le ore, da offrire ai cari amici e ai vicini, miele, cannella, tè, mandorle amare. Li leggi quando vuoi, senza premura, ad uno, due, un solo verso. Senti il profumo di frutta matura, resta il sapore dolce o già se perso, la musica cercata ancora dura o se perduta in fondo all'universo. Grazie Stefano. A tutti voi che siete rimasti qua fino alla fine, non accade sempre così, vero Francesco, vero Stefano? Solitamente dopo un po' si va via. Quindi siamo veramente contenti di avervi offerto qualcosa che è sembrato interessante. La parola, come avete potuto ascoltare, con la parola si possono dire tante cose. Si può concordare, non si può concordare, ma la magia della parola, in questo caso della parola poetica, è questa. Quindi grazie ancora a voi pubblico, grazie al comitato sedicesimo quartiere Vittorio Veneto per averci ospitato, grazie a Unitre, sede di Torino Metropolis. Io ho sempre paura a dirlo perché ho sempre paura di sbagliare, no? Io una volta ho detto solo Unitre e sono stato corretto. Grazie ai poeti Francesco Deiana. Alle attrici del Piccolo Teatro dell'Arte, Ossana Peraccio e Cristina. Cosa ho sbagliato? Ti faccio vedere il messaggio che mi ha mandato. Sì, sì. Che ha sbagliato uno. Piccolo Teatro d'Arte.
Vi faccio, ringraziamo Rossana Peraccio e Cristina Leone del Piccolo Teatro d'Arte. Stefano Rietti, che vi incontro. E grazie agli amici del tavolo di Borgo Vittorio che ho visto qua sul territorio, sempre presenti sul territorio. Simone, vuoi salutare, vuoi dire qualcosa? Abbiamo finito. Buona serata, buonanotte e grazie a tutti, speriamo di rivederci presto.